Coach Alessandro Spanakis, è appena finita la partita al Centro San Filippo a Brescia, 3-1 per i padroni di casa. Allora, un terzo set lunghissimo, 31-29. Coach, forse è stato quello il momento in cui si è decisa l'inerzia di questa partita. Un set durato 40 minuti. C'è amarezza, nel senso che non è la prima, non era il set chiaramente per chiudere la gara, perché con loro hanno dimostrato che non è che sotto 2-1, soprattutto in casa, si sarebbero, no, arresi, avrebbero mollato. Però c'è grande amarezza perché è l'ennesima occasione che buttiamo in set dove dominiamo e sul più bello scompariamo dal campo. Mancanza di, non lo so, lucidità, mancanza di coraggio. E questo mi fa male, perché in una semifinale playoff non può mancare il coraggio nei momenti decisivi. Quello che un pochino è stato il tema di gara 1, dove, ma anche nella prima contro Ortona, dove sempre sui set punto a punto abbiamo tirato il freno a mano, abbiamo incominciato a avere un po' il braccino, e questo chiaramente non si può concedere agli avversari in una partita come questa. E poi il quarto set è proseguito con Brescia, che sull'onda lunga della vittoria del terzo è partita fortissimo, e invece Siena ha incontrato difficoltà. Ma sì, siamo stati bravi in altre situazioni, dopo aver buttato alle ortiche set come quelli, rientrare in campo con la convinzione giusta, magari riuscire a giocarceli e anche a vincerli. Oggi è stata durissima, perché ha pesato veramente tanto quel set dove sopra 4-5 punti, di nuovo con dei set point, con errori al servizio, con tanti pallonetti in contrattacco in situazioni favorevoli, dove c'era da prendere invece una responsabilità, provare a chiudere il punto. Chiaramente il quarto set non è stato facile entrare con la testa giusta, ma certamente non è concepibile, non è ammissibile giocarsi un set come quello che abbiamo fatto lì, il quarto, perché sappiamo che queste sono partite che non danno punti, danno la vittoria, per cui vincerla 3-0, 3-1, 3-2 non cambia nulla. Non abbiamo avuto stavolta la forza mentale per poter ripartire, e non ci abbiamo creduto. Mi dispiace perché, non ripeto, mi dispiace aver buttato così il quarto set, ma dispiace che arriviamo sul più bello e mettiamo la retromarcia. Questa è una cosa per me inconcepibile in un momento della stagione come questa, dove cerchiamo di raccogliere frutti di tanto lavoro, di tanti sacrifici fatti fino adesso, e qua serve qualcosa in più, metterci qualcosa in più e non arrendersi nel momento in cui dovevi prendere qualche responsabilità. Coach, faccio un'ultima domanda, ora però dobbiamo crederci, perché arriva gara 3 e si giocherà a Siena al Palaestra domenica 2 maggio, la serie non è ancora chiusa, insomma tutto quello che ha la squadra deve metterlo in campo per gara 3, per fare in modo che la serie non si chiuda in quella circostanza. Ci mancherebbe, no? Ma la storia dimostra in tutte le categorie, dalla Superlega alla 2, di situazioni come queste ce ne sono state, di ribaltamenti ce ne sono stati, quindi tutto è possibile. Ancora abbiamo una partita in casa, poi sicuramente bisognerà fare qua qualcosa, no, di straordinario per portarli all'eventuale gara 5, ma io adesso penso alla prossima, dove adesso abbiamo una settimana per lavorare e per rimetterci, no, con la testa giusta per quella partita. Chiaramente serve un'inversione di tendenza dal punto di vista di quello che abbiamo parlato, cioè mettere lì qualcosa in più. Adesso non abbiamo più nulla da perdere e giocare con un po' più spavaldi, senza paura, appunto nei momenti più belli tirarsi un attimo indietro. Quello ci sta mancando, quello ci sta penalizzando, perché dal punto di vista del gioco gran parte della partita siamo lì, loro stanno facendo grandi cose, ma noi gli teniamo testa, e lo dimostrano le situazioni dove in casa potevamo andare 2-0 e qua potevamo andare 2-1, per cui, ripeto, dispiace che ci stiamo un po' sciogliendo nel momento più bello.